Poracci, questa volta vi devo fare veramente complimenti perché da una clip così demente avete tirato fuori delle vere e proprie perle. Paolo è stato rapidissimo nel riconoscere il terzo capitolo della serie di Uncharted, mentre alla fine la risposta più sbagliata l'ha data Tancredi, unendo il gameplay di Temple Run ai bug di Cyberpunk 2077, il capolavoro che forse non ci meritiamo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo sempre e comunque perfettamente legale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di intrighi, sfide, crisi e ovviamente rumor. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo subito parlando della serie di Persona. Ormai manca pochissimo all'arrivo di Persona 5 Royal su tutte le piattaforme. Ma non dimentichiamoci che all'orizzonte ci sono anche Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. E Atlus ha appena ufficializzato la loro data di uscita, che curiosamente avverrà lo stesso giorno, il 19 gennaio 2023. A differenza di Persona 5, non credo sia prevista un'edizione fisica per questi due titoli, né tantomeno una collection pensata per accorparli in un'unica release. Per carità, l'importante è che escano e tornino disponibili su quante più piattaforme possibili, ma questo significa che avete circa 3 mesi per spolpare per bene Persona 5. Farete in tempo? E a proposito, se siete indecisi su quale piattaforma giocare l'ultimo capitolo della serie in uscita il prossimo 21 ottobre, sappiate che alcuni rivenditori hanno rotto con largo anticipo il day one, e questo significa che il gioco è stato già dumpato e reso disponibile per i download illegali. Ora, non penso ci sia un pericolo spoiler, ma più che altro, se volete farvi un'idea di come gira Persona 5 su Switch, su YouTube sono presenti già dei video che mostrano la prima mezz'ora di gioco, un mezzo utilissimo per vedere in prima persona se il porting convince o meno. E visto che stiamo parlando di JRPG, vi ricordo che il 24 febbraio uscirà Octopath Traveler 2 e, piccolo inciso, se dalle parti di Square Enix fossero stati coerenti, lo avrebbero dovuto chiamare Esa Decapath Traveler, ma questo è un altro discorso. Con il reveal ero rimasto un po' freddino perché mi sembrava ci fosse ben poco di nuovo rispetto al primo capitolo, ma questo video postato su Twitter cambia radicalmente le cose perché viene introdotta la seconda generazione del motore HD2D e i passi in avanti a livello tecnico si vedono eccome. In particolare i movimenti della telecamera dinamica aggiungono un livello di profondità all'impatto visivo di tutto rispetto, tanto durante le fasi esplorative quanto durante i combattimenti. E se già i risultati ottenuti con l'HD2D erano impressionanti, ora la messa in scena di Octopath 2 è ancora più convincente. Recuperatevi il video e fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio il link in descrizione. Ma che puntata del TG Poro sarebbe senza una massiccia dose di rumor? Ma sì, dai, torniamo a parlare di una delle grandi ossessioni di questo canale, ovvero la rinascita del brand di Silent Hill. Sono ormai mesi che si parla di una Konami interessata a rivivere uno dei capisaldi del survival horror tramite un'operazione di reboot che comprenderà numerosi titoli, e questa volta a confermarne la versione è stato il regista del film Silent Hill, che durante un'intervista in francese ha dichiarato di essere in contatto con il team Silent e che in lavorazione ci sarebbe un'intera linea di titoli nata dalla volontà di Konami di replicare il successo ottenuto da Capcom con i remake di Resident Evil. Poracci, questo può significare tutto e niente, ma tenetevi pronti perché più ci avvicineremo ai The Game Awards, più rumor di questo tipo inizieranno a spuntare fuori. Saranno dei mesi molto movimentati. Ma passiamo alle notizie del giorno, anzi di venerdì. Perché in chiusura della scorsa settimana è successo un microdramma, un incidente diplomatico che ha rischiato di incrinare seriamente i rapporti tra Valve e Nintendo. Ed è tutta colpa di Steam Deck. La scorsa settimana ci siamo salutati dedicando un piccolo spazio a Steam Deck e a 3 importanti aggiornamenti relativi al PC portatile di Valve. Questi venivano presentati all'interno di un video che, tra le tante cose, mostrava anche una deck funzionante ferma sulla pagina della libreria. Prendiamoci un attimo per vedere quali titoli girano sulle deck degli impiegati Valve.
Però che gusti variegati. Tra le tante cose abbiamo il recente Diophil Chronicle, una gemma indie come Vampire Survivors, lo stupendo Tunic, l'immancabile Hades, un altro capolavoro, e poi Yuzu. Sì, avete capito bene, Valve ha pubblicato un trailer di Steam Deck dove viene mostrato l'hardware con sopra installato un emulatore Switch. Neanche a dirlo, il video è stato tirato giù e poi ne è riapparsa una versione corretta, dove Yuzu è stato sostituito da un ben più innocuo Portal 2, ma ormai il danno era stato fatto. Per quanto sia intrigante pensare si tratti di una frecciatina intenzionale, che un po' ricorda i vertici massimi raggiunti dalla console war negli anni 90 con l'indimenticabile Genesis Does What Nintendo Don't, in questo caso si tratta chiaramente di una svista e non credo che Valve abbia minimamente intenzione di inasprire i rapporti con Nintendo. Però dai, affrontiamo questo discorso. È vero, non si tratta di due competitor dirette, sono due piattaforme che si rivolgono a due fette di utenza diverse, ma bisogna anche ammettere che su un sacco di campi le due esperienze si sovrappongono e le potenzialità della DEC sono ben altre rispetto alla Switch. Io ad esempio l'ho fatta diventare il mio hardware di riferimento per i multipiattaforma, ma anche per l'indie. Switch rimane la prima scelta solo per le esclusive first party, ma il trailer ci ha appena ricordato che viviamo in un mondo brutto, dove esiste l'emulazione e per alcuni il campo di utilità di Switch potrebbe restringersi ulteriormente. Però ci dai, voi cosa ne pensate? Siete ancora convinti che DEC e Switch siano due mondi opposti non comunicanti? Ma soprattutto, Valve l'ha fatta apposta? Notizia shock dell'ultima ora. Siamo di fronte al crollo di mercato più rovinoso degli ultimi tempi e in una decina di minuti si sono volatilizzati milioni di risparmi. No, non parlo né del mercato reale né di criptovalute affini. Ad essere collassato praticamente su se stesso è il FUT di FIFA. Questo perché durante il weekend EA ha messo in vendita un pacchetto FUT al prezzo di 25.000 crediti che garantiva la presenza di una carta FUT Heroes. Qual è il problema? Beh, che le carte Heroes sono estremamente rare e il loro valore di compravendita arriva a toccare quasi 2 milioni di crediti per le carte più ricercate. Una spesa che equivale circa a 450 euro. EA quindi, con un clamoroso errore, ha iniziato a svendere queste carte e sebbene abbia tolto dal mercato questo pacchetto 25 minuti dopo la sua pubblicazione, il danno ormai era stato fatto, perché gli utenti, presi dal panico, hanno iniziato a vendere a loro volta le carte Heroes, ormai presenti in eccedenza sul mercato, portando così a una svalutazione enorme del loro valore e a una perdita di crediti considerevole in ogni transazione. Ora la situazione sembra essersi stabilizzata, ma il danno è stato fatto e non è chiaro come EA deciderà di venire incontro all'utenza. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. L'utenza richiede a gran voce che il pacchetto venga reso disponibile nuovamente per tutti quanti per cercare di pareggiare le perdite, ma in pochi nutrono fiducia nei confronti del publisher. Voi poracci vi siete accorti di questa falla nel sistema? Siete tra i fortunati che sono riusciti ad acquistare i pacchetti Heroes prima della rimozione dallo store? E chiudiamo tornando a parlare di Crash Bandicoot e di quel Wumpa League che ormai viene teaserato da mesi, se non addirittura un anno, forse anche di più. Ma fate attenzione poracci perché potremmo essere di fronte a un punto di svolta per il futuro di Crash. Questo perché Activision ha inviato a influencer e redazioni videoludiche dei press kit pensati per celebrare l'imminente arrivo di Crash 4 It's About Time su Steam, previsto per il 18 ottobre. Prima infatti il gioco era disponibile esclusivamente su battle.net. Il press kit è in realtà un gigantesco cartone di pizza, ma la cosa interessante è che lo sticker che fa da ricevuta presenta una parte aggiuntiva dove c'è scritto: hai ancora fame? Prova la nostra nuova Wumpa pizza per $12.08. Cosa significa? Beh, Wumpa è un chiaro riferimento a Wumpa League, un progetto di cui si parla ormai da parecchio tempo e che dovrebbe essere un Crash multiplayer, descritto dai rumor come un platform collectathon multiplayer competitivo con ambienti tridimensionali aperti. Vabbè, $12.08 è invece un riferimento all'8 dicembre, data in cui ci sarà la serata dei The Game Awards. Visto che Activision non è nuova a queste cacce al tesoro, stessa cosa era successa infatti con Crash 4, direi che ormai ci siamo. Il prossimo Crash, che però potrebbe non essere Crash 5, sarà svelato ai prossimi TGA. E voi poracci, che aspettative avete per Wumpa League? E questo, miei cari poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wumpa, Michele Foot,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Anche qui crash crash. Ti prego, Enrico 0DX, non odiarmi.